Buongiorno a tutti e benvenuti nella rubrica In viaggio con il nutrizionista. Io sono Massimo Gentili e sono un esperto in nutrizione e metabolismo. Allora, questa mattina parleremo di animali, di carne, un po' di etica, tra virgolette, eccetera, eccetera, eccetera. Stamattina mi sono svegliato, ho guardato un pollaio e c'erano almeno 6 animali morti. Stanotte ha fatto visita o la volpe o la faina, ora non lo so, andrò a vedere. Purtroppo non potevo andare prima e adesso appena posso vado e controllo chi è stato il colpevole. Allora, dove voglio arrivare fondamentalmente? Sul discorso: io non mangio carne perché voglio bene agli animali. Allora, la cosa secondo me importante dovrebbe essere questa: io rispetto l'animale. È un concetto completamente diverso, perché chi non mangia carne non è che rispetta l'animale, anche perché l'agricoltura in sé porta dietro di sé molto sangue, quindi è inutile. Anche se uno mangia un piatto di pasta, qualche animale è morto, anche non pochi. Un chilo di proteina vegetale si porta sempre dietro diversi chili di proteine animali, quindi non regge tanto il discorso amo gli animali, non li mangio, perché comunque sia, indirettamente ne muoiono tantissimi per l'agricoltura. Il problema vero, il problema grave che noi abbiamo questa agricoltura e gli allevamenti intensivi. La cosa un po' buffa è che si parla spesso male della carne, ma fondamentalmente si parla male della carne perché si parla male degli allevamenti intensivi, sono quelli il problema vero. E poi si dice è meglio non mangiare carne. No, è meglio scegliere carne che provenga da allevamenti non intensivi, tutto lì. Non capisco perché poi ci si blocca su questo finale logico, non me ne rendo conto perché non riescono a fare le persone in genere questo salto, che non è nemmeno un salto, è seguire un filo logico fondamentalmente. Allora, quindi la cosa che vorrei farvi notare, no? Perché dopo, quando uno vive nella filosofia di quelle cose belle, eccetera, eccetera, è tutto bello il mondo, però il mondo vero è un pochino diverso. Ecco, il mondo vero, ad esempio, che entra un predatore ti ammazza anche tutti gli animali volendo. Secondo me non è entrata la volpe, sennò faceva la strage ancora più grossa. Qui è questo, e quegli animali adesso li ho visti dalla finestra, purtroppo non sono potuto andare, vado adesso perché la mattina devo fare mille cose e adesso andrò un pochino a sistemare le cose. Quegli animali adesso diventano cibo per i vermi, fondamentalmente non se li gode tra virgolette nessuno, e questo non è rispettare l'animale. Allora, se c'è la volpe affamata, la faina affamata, gli dice ti do una gallina, ben venga, non è un problema, è giusto che quell'animale sopravviva, eccetera eccetera. Però è brutto quando entrano questi predatori, perché i predatori hanno l'istinto di uccidere, quindi loro, se trovano le prede, non è che si fermano con una preda perché gli interessa, perché hanno mangiato, eccetera eccetera. No, loro prendono, uccidono tutto quello che possono uccidere. Questo purtroppo è l'istinto predatorio, gli animali sono così, non è, ci si può fare niente. Quindi la cosa brutta, ecco, è sprecare la vita. Ecco, quell'animale per esempio ha sprecato un sacco di vite, un sacco di animali, perché adesso questi qua, io ne ho contati 5 o 6 mi sembra, ma secondo me saranno più perché da tante parti non posso vederli. Quindi quelle sono tutte vite sprecate, tutti animali da buttare via, veramente, che non se li gode nessuno. Così facciamo noi quando mangiamo, è questa, diciamo, l'etica che uno dovrebbe avere anche quando mangia. Perché vi faccio un esempio: ho un paziente che alleva dei cani, però non fa l'allevatore, gli piace tenere cani, ha diverse razze, cioè diverse razze, ne avrà 2 o 3, però
una è anche il lupo. Al lupo non gli dà le crocchette, logicamente, ma lui non le dà nemmeno agli altri animali, per fortuna. E va dal macellaio e si prende la carne. E il macellaio gli dà gli scarti del pollo, in genere sono le ali, la testa e tutto il resto. E però c'è questo discorso che gli ha fatto il macellaio, molto importante, che vorrei farvelo presente. Allora, lui ha detto: io se mi compro i petti di pollo direttamente, mi costano più che comprare l'animale, farmi i petti di pollo da solo e poi buttare via tutto il resto. Allora, capite la nostra alimentazione quanto scarto fa? Quando uno mangia un petto di pollo, ecco, ha mangiato praticamente un animale, perché il resto dell'animale viene buttato via fondamentalmente. È questa la cosa importante. Se uno rispetta l'animale, dovrebbe mangiarselo tutto, non deve mangiarsi solo una parte. Poi dopo tanta gente dice: lo scarto di qua di là è meno pregiato. Non è che fa male, ragazzi, è meno pregiato a livello culturale, perché in altre culture gli scarti a voglia se valgono, e valgono anche tanto. Gli organi, quasi tutte le culture valgono tantissimo, noi gli organi li buttiamo via, cioè l'assurdo. Se uno ammazza una mucca, il fegato nemmeno te lo tolgono, nemmeno te lo paghi, e poi ti chiedono pure se lo vuoi oppure no. Io gli direi: tieniti l'animale, dammi il fegato. A livello nutrizionale, a livello di salute, ragazzi, non... cioè, purtroppo facciamo le cose all'incontrario, viviamo in un mondo al contrario, e questa è, abbiamo una cultura che non ha senso proprio, e non rispettiamo l'animale per niente. Allora, o ne parliamo male, nel senso che non si deve consumare carne perché tutte quelle storie lì senza senso, oppure se la consumiamo, consumiamo veramente tanta vita, perché l'animale, al posto di usarcelo per intero, che poi la cosa buffa, tutte le cose che noi, tutte le parti dell'animale che noi in genere scartiamo, sono quelle più salutari. Cioè, è più salutare il fegato, uno degli alimenti migliori che possiamo mangiarci, ma soprattutto la parte della pelle, la parte intorno alle ossa, che sono ricche in collagene. Il collagene, avrò fatto 10.000 video, ne faccio un altro ancora così lo capite meglio. Il collagene ha un ruolo nel nostro corpo antinfiammatorio, e le proteine contenute nel collagene, più che altro gli amminoacidi sarebbe giusto dire, ce ne sono alcuni che il nostro corpo non riesce a produrre in quantità adeguata, quindi ci servono, punto e basta. Perché poi che cosa fanno? Abbassano l'infiammazione, nei bambini per esempio aumentano la crescita, anzi ottimizzano, sarebbe è più corretto dire ottimizzano la crescita. Nell'adulto, diciamo, prevengono un sacco di problemi, soprattutto alle ossa, perché l'osso è collagene mineralizzato, quindi se abbiamo i mattoncini per creare il nostro collagene, ben venga. E tutto questo noi lo che facciamo, lo scartiamo. Ho pensato una cosa, io ho il bambino, quello più piccolo, 7 giorni avrà oggi, 6 mesi e una settimana, e quando mangio il pollo le ossa le prendo e ci faccio il brodo per lui. Cioè, lo scarto fondamentalmente del pasto, ci faccio il brodo per un bambino piccolo di 6 mesi, che uno dovrebbe trattare nel miglior modo possibile. Effettivamente quello è il miglior modo possibile, dandogli gli scarti del pasto. Non è una cosa, detta così sembra brutta, ma a livello nutrizionale gli fa un piacere non da poco, perché quel brodo che lui si fa in quel modo è ricco di collagene, di amminoacidi, diciamo, non infiammatori. Poi sono anche degli amminoacidi che gli servono per la crescita di tutto il tessuto connettivo, e gli fanno comodo, poi rilassa il collagene, eccetera. E dopo, nelle ossa ci sono anche i sali minerali che dopo passano un pochino nel brodo. L'ideale sarebbe metterci un pochino d'aceto, così passano meglio i sali minerali, quindi gli fai un brodo di alto livello. Tenete presente che il brodo nell'antichità era utilizzato praticamente
per bambini, donne in gestazione, donne in allattamento, persone malate, eccetera, proprio per le sue proprietà curative. Adesso per noi, ecco, facendo un discorso del genere, sembra che uno fa mangiare gli scarti, ma quello scarto fondamentalmente a livello nutrizionale è la parte più nobile, perché ha delle sostanze antinfiammatorie, delle sostanze che gli garantiscono una crescita migliore, e poi contiene anche dei sali minerali che lo aiutano sempre nella crescita. Quindi capite bene che dobbiamo rispettare l'animale significa mangiarselo per intero e non mangiarsi soltanto la parte muscolare. Quindi le cose importanti è scegliere il tipo di allevamento che viene fatto, l'allevamento intensivo oppure l'allevamento, diciamo, semibrado, dai, l'allevamento, lo stato brado è duro a trovarselo, e poi consumare tutto, consumare gli organi, la pelle e anche le ossa, fondamentalmente le ossa, ve l'ho detto, si consumano attraverso il brodo. E niente, io adesso devo andare a contare i morti e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti.